Allora ragazzi, ve l'avevo detto, ma soprattutto la fonte delle fonti, delle fonti, della verità, della fonte, della fronte ha conquistato il web, ha distrutto YouTube. Mi scuso, mi sento responsabile, anche oggi mi hanno fatto vedere un video di Luca Nerazzurro dove non è che mi prende in giro, semplicemente ripete queste cose. E ho visto anche dei piccoli youtuber, piccoli nel senso che stanno crescendo, juventini, in particolare uno, non so come si chiama, Malesani, Mastro Pasqui, Malesani, una roba con nome così, non mi ricordo, che parla di me, dice un sacco di cose sul discorso delle fonti. Ho visto che è diventata una roba che ha fatto. Io mi scuso ufficialmente, ma mi faccio serio. Adesso vi dico una cosa, perché tutti scrivono, no? Ma questa è seria, no? Uno dice sì, vabbè, ma che fonti hai? Le fonti il bar, le fonti di qua. A parte che non è che uno ha sempre le fonti e io stesso quando posso do delle imbeccate perché ho delle fonti attendibili, ho fatto e commesso, cioè non è che ho fatto degli errori, ho detto cose che non si sono avverate, perché è vero. Una in particolare mi è sembrata stranissima per come è andata poi a finire, quella per esempio di Simone Inzaghi, che per me era partente dalla Lazio da più fonti, e invece è rimasto, e vabbè, ma anche Gasperini, ma lì vabbè, lì era proprio partente. Però insomma si commettono, diciamo, errori, o meglio si dicono cose che non si avverano. No, però una cosa importante, seria, è che il discorso delle fonti, adesso mi faccio serio, mi rifaccio anche a chi ha la mia età, a chi ha vissuto gli anni, non dico la fine degli anni 70 perché io sono più giovane per fortuna, però io gli anni 80 li ho fatti tutti, gli anni 90 li ho fatti tutti. E allora, chi? Adesso vediamo un po', vediamo quanta gente si ricorda. Adesso faccio un appello e chiedo a chi c'era di scrivermi a info@fabiobergomi.it, info@fabiobergomi.it, mi scrive in privato il numero che io terrò privato e contatterò le persone. Vediamo se qualcuno che è in ascolto c'era. Allora, chi c'era quando per molto tempo chi andava in curva, cioè all'epoca noi, si riuniva per un piccolo periodo, per esempio nel bar di Piazzale Nigra, quindi parlo della zona Jenner, Piazzale Nigra. C'è stato un momento in cui ci si trovava in Piazzale Nigra. Questo adesso vado a memoria, dopo che per tantissimi anni ci si trovava, ma lì eravamo più giovani, al bar Cium Cium di Via Pascoli, che era zona Città Studi, Piazza Ascoli, Via Pascoli. Poi dopo di lì c'è stata le riunioni. Allora, beh, io mi ricordo, adesso sono vecchio, mi ricordo più che la riunione proprio ci si trovava anche per fare due chiacchiere, non c'erano i cellulari, e mi ricordo quando in quel periodo, non me lo ricordo perché c'ho in testa Bergkamp. Allora, per esempio, all'epoca Zenga non veniva più alle riunioni, poi sarebbe andato alla Samp, al posto di Pagliuca e viceversa, ma all'epoca quando non veniva più Zenga alle riunioni della curva, o adesso dico dei boys, vabbè, ma alle riunioni veniva Fontolino Fontolan. Invito e scriverò e inviterò Fontolan a confermare quanto dico, tanto ormai ha smesso da anni di giocare eccetera, tanto non lo sento neanche più in giro nominare. Se posso lo contatto, se ha un profilo, e chiamo Fontolan, perché spesso veniva Fontolan al bar ed era l'epoca in cui i giornalisti erano a caccia di notizie del perché Bergkamp facesse così cagare. In quel campionato facevamo schifo, uno dei peggiori campionati della storia dell'Inter, però poi abbiamo vinto la Coppa UEFA quando è arrivato poi Marini eccetera. E 94, la Coppa UEFA contro il Salisburgo, quando c'erano Jonk e Bergkamp, Rubén Sosa e gli altri che vi ricordate, c'era ancora Zenga, Bergomi, eccetera, eccetera. Allora mi chiedo, ma qualcuno c'era con me al bar? Una volta, me lo ricordo, era Natale ed era venuto Fontolan.
che fumava più sigarette lui di tutti noi messi insieme. E fumava, mi ricordo anche cosa. Per esempio, in quel bar di Piazzale Nigra, dove ci trovavamo, dove non è che ci trovavamo, dove io non facevo parte di nessun direttivo, semplicemente c'era il ritrovo e ci si trovava. Mi ricordo che ci siamo trovati anche prima di Natale. Mi ricordo benissimo perché abbiamo mangiato il panettone, ci siamo fatti gli auguri. Ci sarà qualcuno che veniva alla riunione in curva all'epoca. Io all'epoca avevo 20, 22, 23 anni. E mi ricordo Fontolan che veniva e raccontava tutto. Fontolan veniva e raccontava tutto. Ok? Si accertava scherzando che non ci fossero spie o giornalisti, ma non ce n'erano. Era rassicurato perché c'era il direttivo e nessuno lì raccontava cazzate. E per esempio, e poi per dire, Fontolino, che era amatissimo dalla curva, rispondeva a tutte le domande, ma con piacere, e diceva anche le cose come stavano. Cioè, si era assunto all'epoca la responsabilità di dire che Bergkamp veniva chiamato la bella olandesina, e che un giocatore, qui non faccio il nome, ma importante, gli dava degli schiaffettini per provocarlo, perché sembrava che lui fosse fuori dallo spogliatoio, che non cagasse nessuno. Eppure diceva, aveva Wim Jonk, che era olandese come lui, e poi c'era il discorso che non si capisce se già all'epoca non prendeva l'aereo o non so, aveva problemi di questi attacchi di panico, robe legate anche al trasporto, al viaggio. Sapete che poi Bergkamp non viaggiava, okay? Quindi le trasferte europee, cioè, aveva tutto un carattere particolare. Però diceva, cazzo, in allenamento è veramente forte, ma comunque anche allenamento, diceva Fontolà, non così forte come spesso i giornali riportano così. E perché secondo me non sta bene neanche in allenamento. E lui un giorno però ha detto, Fontolan, che lui e Zenga, ok, e anche Bergomi hanno provato in tutti i modi buoni a spronarlo, a parlargli, ma lui proprio non ci aveva cazzi. Lui dice, lui non ci caga, lui è in un mondo suo, non so cosa cazzo c'ha. Infatti poi quando è andato in Inghilterra, Bergkamp è rinato. Questo è solo un esempio per dire la fonte delle fonti delle fonti. Cioè, non sono i giornalisti la fonte, i giornalisti sono a caccia di scoop, ma spesso prendono legnate sui denti. Quindi dire che conosci un giornalista non vuol dire nulla. Come ho sempre spiegato e raccontato agli amici, lo dico anche a voi, poi quello che conta è le confidenze che magari ti fanno persone. Alcuni mi dicono, ma chi è la tua fonte, tu la fonte, e io l'ho già raccontato. Quando Berlusconi, o Galliani, scusate, no, Galliani o entrambi, ma Galliani diceva che Kakà non partiva, ok? Io con un mio amico, l'ho già raccontato, siamo andati dietro via Boccaccio, perché Kakà abitava, mi pare, via Saffi, via Aurelio Saffi, zona Corso Magenta, eccetera, e stavano facendo trasloco di casa sua. Perché tra l'altro, vi ricordate che lui non si vende Kakà, e lui si era affacciato alla finestra, una maglietta, non so se 6 mesi prima nel mercato di gennaio. Quindi poi c'era stata la riunione dei milanisti, tutto lì, e nella stessa finestra stavano già facendo trasloco. Cioè, questo per dirvi, la fonte cosa può essere? Beh, la fonte può essere che magari, scusate, vi dico una cosa. Io sono nato dove adesso c'è il quartiere City Life, che è, mannaggia, sono andato via io, hanno fatto il quartiere, a parte che io non potevo permetterlo, ma hanno fatto il quartiere più bello di Milano, credo, uno dei più belli del mondo. Poi può piacere o non piacere, ma City Life è stupendo, e ci abitano i cantanti, ci sono andati a abitare una marea di calciatori, eccetera eccetera, ed è bellissimo, insomma. E quando qualcuno ha nominato il discorso di Barella, hanno detto che ha preso un appartamento, poi magari l'ha preso per fare un investimento, ma ha preso un appartamento a City Life. Ok, allora voglio dire, se tu vai a comprare un appartamento, oppure l'Inter li affitta, quelli che poi hanno le chiavi, per dire, Vidic quando era rimasto chiuso in ascensore al City Life. City Life sono tre gruppi, mi pare, sono tre architetti diversi, uno persiano, iraniano, non lo so, uno ha fatto a forma di barca. Comunque vabbè, non mi sono mai informato, perché da un lato lì c'era la Fiera di Milano, e comunque vabbè,
lo City Life lo si vede anche nel video di presentazione di Conte, lì per dire abita anche il cantante, il rapper lì, Fedez, cioè comunque, voglio dire, le cose, se uno ha il vicino che è così, io per esempio, e qua avevo un caro amico di un mio amico che un giorno è venuto allo stadio con me, lui è un mio carissimo amico, poi si occupa di calcio a 5, non dico altro, se no lui è amicissimo, lo posso dire, di Beppe Bergomi, ha fatto il primo evento con Ronaldo, il nostro, ed è amico, ed era amicissimo lui, e un'altra persona era proprio il miglior amico di Giulio Cesar. Se voi guardate il video, questa persona che ho conosciuto, tra l'altro andava addirittura in Inghilterra, perché Giulio Cesar poi è andato in Inghilterra, e io allo stadio, per esempio, ho chiesto a lui, che era il vicino di casa, che cosa era successo del perché Giulio Cesar se n'era andato via. Perché un ragazzo così d'oro che poteva rimanere, va bene i soldi, lui mi ha detto, guarda, voleva dei soldi in più, magari esagerato, però lui mi ha detto che Giulio Cesar ha avuto un problema gravissimo con un medico per una questione di un, non so se era gomito o ginocchio, non mi ricordo perché sono passati 6-7 anni, ma che era finito in una specie di, insomma, era finito in una mani addosso, una roba così, insomma una roba in cui poi era irrimediabile ricucire. Questo è quello che mi hanno riportato. Però questa persona poi è andata a casa, l'abbiamo accompagnata, e lui abitava nel palazzo di tutti i calciatori, e lì abitavano Giulio Cesar, lì via Tesio mi pare, dove abitava anche Ronaldo, Maicon, Milito, e lui abitava lì, e lui faceva un altro lavoro, era nella finanza, e lui per esempio aveva detto, io una volta sono in ascensore con Milito e non dice un cazzo, viceversa sono diventato molto amico di Giulio Cesar e anche di Maicon, e mi raccontava di un sacco di cose post triplete, di come i calciatori hanno vissuto l'anno dopo il triplete in maniera, non dico spensierata, queste sono parole che io riporto e non mi assumo responsabilità, però sono esempi per dire che non lo so, ma poi ci saranno ma ci sono dei milanesi che abitano nella zona mia, o abitano nella zona dove abitava Donadoni, dove abitava Ba, dove abitava Seedorf. Posso dire che nel palazzo di fianco al mio, lo dico ancora, in via Giovanni da Procida abitava Milen, quella seconda ragazza di Ronaldo. Posso dire che il portinaio mi ha fatto l'elenco dei calciatori che sono andati a trovarla? Posso dire che il portinaio è mio amico da 30 anni e non è un coglione? Posso dire che le spese condominiali, io le ho viste, erano intestate a Luis Nazario da Lima, detto Ronaldo? Cioè, uno dice, ma le tue fonti, davanti lì davanti, per dire, abita Diego Patantono, abita lì, all'angolo con via Ferruccio, c'è, cioè sulla bandiera, quindi voglio dire, ma non è che sono, cioè, sì sono VIP, ma sono, cioè nel senso, chi si ricaga, però nel senso che lì abita anche Salvatores, che è un grande interista, cioè voglio dire, se tu sei in una città e sei nato in una certa zona e vai al ristorante lì, cioè, non dico che ti dico la verità, ma la verità poi la sanno solo loro, però quando una notizia magari deve uscire ed è quasi è già lì, cioè la news, la notizia c'è, magari ci arrivi prima tu di un giornalista, perché comunque hanno delle amicizie, perché comunque raccontano le cose, perché, e quindi vuol dire, è ridicolo anche il fatto di dire, ma tu, che la fonte è il bar, no, la fonte è il bar, la fonte può essere uno che vende case. Ma io ho un amico anche qua dove abito, lo posso dire tanto, che era amicissimo di Orlandoni. Quando siamo andati a vedere la finale di Monte Carlo, lui aveva i biglietti di Orlandoni, lo saluto, ciao Lele. Ma non è che, e lui si occupava a livello alto di vendita di immobili, ma lo stesso papà di un mio amico aveva venduto la casa a Franco Baresi e a molti calciatori, e mi ricordo che poi l'aveva venduta a Centofanti e a Giorgio Armani, cioè voglio dire, e poi il mio amico era milanista e all'epoca, anche se non era un esaltato, però quando c'era Baresi che era il suo idolo, ha chiesto al papà, me lo passi un secondo, e ha parlato con Baresi, ma aveva già smesso di giocare da un po', insomma, però nel senso, certe notizie ti arrivano, cioè uno compra una casa, compra un immobile, magari l'affare non è fatto così, ma poi magari possono saltare anche gli immobili a quei livelli lì, però voglio dire,
a un certo punto, quando uno dice la fonte, io la roba di Nesta, e vi saluto, quando Nesta è andato al Milan al posto dell'Inter, ero con questo mio amico in via Ferruccio in un ristorante, era fine agosto, e a un certo punto, è inutile star qua a raccontarsela, c'era una signora che veniva da una riunione, ha sentito che noi parlavamo animatamente di calcio, aveva Nesta, e lei si è avvicinata e ha detto: ragazzi, aveva una 50, una signora milanese, così, ha detto: ragazzi, ormai tanto ve lo posso dire, tanto è roba che dopo domani massimo si sa, abbiamo firmato con Nesta, c'è di mezzo l'Adidas, bla bla bla, va al Milan. E così è stato. Uno dice: la fonte, ci fosse stato oggi, non so, YouTube, avessi avuto una notizia così, mi sarei così, avrei chiesto: ma tu chi sei, cosa fai? Sai, magari al tavolo una serata dice: vai, io sono una manager dell'Adidas, mi occupo di questo. Non lo so, non è che l'avrei chiesto il contratto, però se è un affidabile, eccetera, eccetera, ti racconta certe cose, tu magari quella notizia ce l'hai due giorni prima di altri. Poi in realtà no, perché in quest'epoca magari poi, in quest'epoca le notizie escono più veloci. Perché in realtà i giornalisti sono molto mal visti nella società, quindi è più facile che le notizie, ecco, questa è una storia sul come salvarmi. Mi lavo i peccati perché ho combinato un casino sul web con la fonte della fonte della verità delle fonti. Speriamo di prendere questa cosa col sorriso. Il calciomercato è difficile, lo è, lo vediamo anche per i giornalisti. Poi domani torniamo a parlare di Inter e di varie cose. Mentre sono molto arrabbiato per i video che ho fatto sui rapporti d'amore, non tanto sugli incel, sono arrabbiato con YouTube e con le visualizzazioni. Però parlavo di ragazze che se la tirano e ho fatto poche visualizzazioni su un tema che invece mi è molto richiesto nelle mail che mi mandate. Quindi devo capire se fare un altro canale, e poi devo capire una cosa: se parlare ai ragazzi, che invece quando ti scrivono sono tutti segaioli, quando invece parli o ti scrivono nei commenti sono tutti dei chiavatori. Come diceva il miglior amico Tinto Brass, quello che fa i libri belli tipo Bella ricca e stronza, che è uno con la testa, è un filosofo, un sociologo, credo che sia anche uno psicologo, Giacobbe, lui ha fatto un sacco di libri salutando anche gli uomini, poi è arrivato a fare un libro molto bello, sono semplici ma sono efficaci, sono semplici ma non male, ha fatto un libro che si chiama Il matrimonio felice, poi ha fatto un libro sugli adulti che le donne chiamano stronzi, in realtà stronzo vuol dire adulto, ecco perché le donne cercano gli adulti, cioè gli stronzi, il segreto degli stronzi, una cosa così. Fatto sta che lui in quella prefazione di uno degli ultimi libri dice: io ho sempre salutato gli uomini ma non li saluto più, perché dalle statistiche gli uomini non comprano questi libri perché sono tutti dei fenomeni. Confermo quello che diceva Giacobbe. Mi chiedete in privato tanti video su questo argomento, poi io vengo deluso dalle visualizzazioni. Poi faccio un video su Barella e faccio 25.000 visualizzazioni. Boh, parlo di figa, parlassi di cacciaviti elettrici capirei, ma vabbè, ci rimango male. Ciao.